Sono le 13.55, non è proprio un orario in cui d'agosto si potrebbe bere un whisky. Però il corriere ha appena suonato e me l'ha consegnata, eccola qui. Fragile, preziosissimo. E già. Qua l'ho voluto sballare in mezzo a voi perché sono commosso, un pochino emozionato. Insomma, io lo aspettavo. Eccolo qua. Oddio santo. Lo sto sballando con voi, eh. Allora, qui abbiamo Highland Park e già non ho bisogno di aggiungere altro. 21 anni. Questa è la release 2019. Tiratura limitata, perché Highland Park sono bravissimi a fare ste cagate, no? Ti vendono un prodotto di altissima eccellenza e te lo fanno anche pagare molto caro, ma io sono scemo e me lo sono comprato. La bottiglia è la classica Highland Park, tutta fregiata con la loro H distintiva. Cosa vi posso dire di questo whisky prima di aprirlo? Innanzitutto che è una creazione dell'assemblaggio di 26 casks, come dicono loro, che sono in parte uguali, 9 di ex Bourbon, Hogshead di ex Bourbon, 9 di Refilled di Highland Park, sempre Hogshead, e 8 di Sherry. Quindi è un whisky dei contrasti. Il colore è un bel miele con alcuni riflessi di bronzo. Allora, è molto complicato al naso, perché avere da una parte lo sherry, dall'altra il bourbon e dall'altra ancora le botti di nuovo riempite dopo il primo utilizzo da whisky. Intanto c'è tantissima frutta secca, ci sono albicocche secche, ci sono scorza d'arancia candita, io sento anche un pochino di pera, bella pera matura, uva sultanina, è estremamente floreale e c'è un piccolissimo accenno di tostatura. Wow, quanto è buono. Allora, la bocca è, come dicevo all'inizio, un whisky dei contrasti. La bocca è dolce ma è asciutta, è fruttata ma sapida, è di corpo, ha un full body di questo assolutamente, ma non ti ingolfa, te la lascia pulita, netta, sottile, con un retrogusto persistente di erbi officinali. È... Oh, ne voglio ancora. Non è per niente astringente. La nota alcolica, che qui, fatemi vedere, 46 gradi, quindi comunque siamo nella parte alta del non foolproof, è una nota alcolica che non si sente, cioè va giù e non ti graffia la gola. Perché? Perché questo whisky è fatto veramente bene e nella mia personalissima classifica in centinaia di punti io a questo gli do un bel 89, anzi 90.